Io sono rimasta proprio veramente sconvolta. Ho detto, oltre a non utilizzare l'acqua, ho smesso anche di respirare. Con l'indagine della Procura di Firenze e della DDA che stanno indagando sullo smaltimento illecito degli scarti conciari da parte di soggetti legati al mondo dell'Ndrangheta, i cittadini, soprattutto quelli che abitano nei pressi della regionale 429, quella dove, secondo la Procura fiorentina, sono state nascoste 8.000 tonnellate di materiali inquinanti provenienti dalle concerie del distretto del Cuoio, chiedono tutela e attenzione. Proprio per questo, nella frazione empolese di Sant'Andrea, lungo il lotto 5 della regionale incriminata, si è tenuto il primo presidio del comitato NOCEU dal nome di uno dei materiali più tossici proveniente dagli smaltimenti. Abbiamo creato questo comitato per mantenere viva l'attenzione su questa cosa che è molto grave. Non avrei mai immaginato che si arrivasse a tanto. Beh, siamo indignati, penso che sia la prima parola da usare. E un po' anche sorpresi del fatto che qualcuno tenda a minimizzare quello che è il problema. È vero che ancora noi non sappiamo qual è il danno ambientale fatto, ma se quanto è supposto è vero, sono dei danni gravissimi per l'ambiente e di conseguenza per noi, per la salute. Intanto l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che si è già mossa per tutelare i cittadini effettuando campionamenti gratuiti nei pozzi privati, ora estenderà i controlli anche alle altre aree potenzialmente inquinate dal CEU. Buone notizie per il momento arrivano dai risultati delle analisi condotte da Acque S.p.A., che ha eseguito controlli sui pozzi pubblici lungo la 429. Dei 17 pozzi analizzati, nessuno è stata rilevata la presenza di contaminazione da sostanze come cromo, idrocarburi e antimonio.